in relazione alle informazioni che poi io raccolgo, devo trasformarle in una proposta di investimento che è fatta su misura per lui. È come un abito sartoriale, praticamente. Buongiorno e bentrovata. Siamo in centrissimo a Bari, nel vero salotto cittadino della città, dove da 6 mesi il gruppo Sella ha individuato questo palazzo, tra l'altro bellissimo, e ha aperto la sede di Banca Patrimoni Sella, la banca private del gruppo Sella, appunto. E oggi voglio parlare con te di investimenti, di strategie finanziarie e di cosa vi occupate. Buonasera e grazie di essere qui e di aver scelto la mia persona per dire e rappresentare chi è il consulente finanziario, nonché Banca Patrimoni Sella. Allora, come appunto specificato, Banca Patrimoni Sella è la banca private del gruppo Sella. L'obiettivo anzi, la nostra mission è quella di occuparci della gestione e del patrimonio personale, familiare e societario delle persone. Noi ci prendiamo cura del patrimonio dei clienti, lo portiamo avanti nel tempo e lo aiutiamo i clienti anche a trasferirli ai propri cari, quindi proprio un tesoro prezioso di cui noi ci prendiamo cura. Protezione, diciamo, e accrescimento di quello che è. E accrescimento nel tempo e anche passaggio proprio da persona a persona. Perfetto. Banca Patrimoni Sella è una banca, appunto, come ti dicevo, una banca private che ha voluto insediarsi nel nostro territorio perché ritiene che abbiamo un ottimo tessuto sociale e pertanto nel pieno rispetto della nostra realtà, attraverso noi professionisti, intende dare un servizio di consulenza e di protezione patrimoniale ai nostri clienti. Andiamo nel dettaglio e spiegaci cosa fa un consulente finanziario. Allora, un consulente finanziario è un professionista in materia finanziaria e assicurativa che si prende cura del patrimonio personale, familiare e societario dei propri clienti. Ecco, questo è il mio mestiere. Quando si parla di investimenti sentiamo spesso tornare dei termini che per chi non è proprio, come dire, addentrato alla materia non è chiarissimo. Ci vuoi fare una panoramica su quelle che sentiamo spesso parlare di azioni, obbligazioni, i diversi strumenti ovviamente finanziari e come avviene ovviamente la scelta e la costruzione di un portafoglio? Sì, questo sicuramente. Prima faccio un passo indietro perché prima mi hai fatto una domanda un po' più completa e quindi manca ancora un pezzettino di risposta. Allora, Banca Patrimoni Sella, come hai detto tu, ha aperto circa 6-8 mesi fa qui a Bari. È stata una volontà precisa da parte della famiglia Sella di investire nella Puglia e in noi pugliesi, perché si è ritenuto che avessimo un tessuto sociale molto molto interessante in evoluzione su cui la banca voleva appunto investire, e quindi la presenza oltre Lecce, Bari, Barletta e altre sedi ancora che si stanno aprendo testimonia proprio la volontà da parte dei banchieri Sella
di voler investire in Puglia. Scusami se ti interrompo, questo è anche un segnale di un attestato del fatto che la Puglia negli ultimi anni sia cresciuta tantissimo, o le due cose sono, come dire, hanno due binari differenti? Assolutamente hai ragione, perché la Puglia sta diventando veramente attrattiva. Cioè, come l'investitore privato viene ad investire per quella che è la sua impresa, così la banca giustamente vede in un territorio la crescita di diversi privati e decide di andare, come dire, a posizionarsi o a certo. investire in quel territorio, giusto? Pur essendo una banca di interesse nazionale, perché la famiglia Sella ha deciso di fare il mestiere di banca ben 125 anni fa. Appena appena, sono giovanissimi. No, in realtà il nostro amministratore delegato Federico Sella è veramente giovane, però chiaramente la famiglia se ne interessa da tantissimi anni. Loro appunto ritengono che la presenza sul nostro territorio sia importante nel nostro tessuto sociale, nel pieno rispetto del nostro tessuto sociale, e quindi si avvalgono di una squadra di professionisti che appunto devono essere in grado di soddisfare le esigenze e prendersi cura del patrimonio dei clienti come valore preciso e assoluto, inderogabile, prendersi cura, ci tengo tanto a sottolinearlo, a livello personale, familiare e di impresa. Perfetto. Dicevo, per quella che quando si parla appunto di investimenti si fa sempre un po' di confusione, parlo ovviamente per chi non è specifico del settore, sentiamo spesso parlare di liquidità, azioni, obbligazioni. Sì. Innanzitutto vorrei chiederti, proprio per quello che è possibile in questa intervista, in questa chiacchierata, un ABC proprio per poi cominciare la nostra chiacchierata, e soprattutto qual è la differenza tra speculazione e investimento? Allora, è una domanda, diciamo, abbastanza complessa, seppur semplice, ma è complessa perché la dobbiamo stringere in poco tempo. Allora, ti spiego perché, perché solitamente ci sono due approcci totalmente a questi argomenti. C'è chi è completamente spaventato per tutto quello che si sente e chi invece pensa che io delego tutto al consulente e dopo domani magari sono ricco e vado a vivere dove voglio. Ecco, sicuramente questo non è il mio lavoro perché, e non è neanche il lavoro della mia banca, quindi noi non siamo una banca, diciamo, che si occupa di operazioni speculative, in quanto, come dicevo, noi siamo, ci occupiamo di pianificazione finanziaria. Quindi prendersi cura del patrimonio dei clienti per soddisfare delle loro esigenze, per programmare con loro dei percorsi e raggiungere degli obiettivi che sono obiettivi di vita. Quindi il denaro è praticamente il mezzo che noi insieme ai clienti utilizziamo per raggiungere degli obiettivi. Okay? Quindi se gli obiettivi dipendono dalla persona, quindi da chi parte da un determinato patrimonio, se non ho capito male, la strategia è differente, perché magari io ho degli obiettivi, una persona con famiglia, figli ha degli altri obiettivi. Ci spieghi come si costruisce un portafoglio e come viene cucito, viene proprio il termine, a misura sulle diverse tipologie di situazioni. Certo. O anche di partenze, perché poi no, è l'orizzonte temporale che fa tutto. Allora, innanzitutto le costruzioni dei portafogli avvengono sulla base delle appunto esigenze del cliente. Quindi io e te possiamo avere a disposizione la stessa quantità di denaro, ma avere degli obiettivi di vita differenti, okay, che sono differenti perché varia l'età, la composizione del nucleo familiare, l'obiettivo che un cliente vuole raggiungere rispetto ad un altro, e pertanto la costruzione del portafoglio è assolutamente personalizzata, così come pure è il rapporto tra il consulente e il cliente, è un rapporto esclusivo, è un rapporto che è anche molto intimo e molto confidenziale, perché
quando viene da me una persona che mi vuole affidare il proprio patrimonio, io ho necessità di raccogliere una serie di informazioni che non vanno certamente a soddisfare la mia curiosità personale, pur essendo io una persona abbastanza curiosa, ma nella vita in generale, ma perché in relazione alle informazioni che poi io raccolgo, devo trasformarle in una proposta di investimento che è fatta su misura per lui. È come un abito sartoriale, praticamente. Anche perché immagino che noi veniamo tutti fuori da un periodo abbastanza, come dire, delicato. Gli ultimi 2 anni abbiamo visto di tutto. Allora io parlo di questo perché è stato quello più recente. Immagino che nel tuo percorso ci siano stati altri periodi. Non so se migliori o peggiori. Diciamo che l'ultimo è stato piuttosto impegnativo sotto tanti punti di vista, anche sotto l'aspetto psicologico. Penso che ci abbia segnato veramente tanto. E soprattutto quando parlavi di questo rapporto di fiducia e comunque di vicinanza con il tuo cliente, immagino che tu debba anche prevedere, quando vai a stipulare una strategia per la gestione del patrimonio di un determinato cliente, la sua propensione al rischio rispetto a quello che ti ha raccontato, perché immagino che l'obiettivo di tutti sia quello di triplicare, decuplicare la base di partenza, no? Però se ho imparato qualcosa, è il rischio e il calcolo del rischio che e soprattutto l'orizzonte temporale che diciamo ci consente di arrivare ad un determinato obiettivo. Assolutamente sì, vedo che sei molto preparato in materia, quindi rischio e orizzonte temporale sono sicuramente due driver molto molto importanti per l'evoluzione dell'investimento stesso. E quindi il profilo di rischio dell'investitore, noi innanzitutto siamo tenuti sotto l'aspetto proprio di obbligo di regolamento MiFID a catalogarlo, quindi attraverso la risposta ad una serie di domande a cui il cliente risponde, e poi viene fuori attraverso appunto un software che viene utilizzato, un profilo di rischio. Quello lì a me piace chiamarlo anche un po' un pedale di acceleratore, perché se viene fuori un profilo di rischio medio, per esempio, non è detto che il cliente debba stare sempre col piede sull'acceleratore totalmente inserito. Quello dipende anche dai momenti di mercato, quindi ci sono dei momenti in cui magari conviene mantenersi un po' più scarichi di rischio, quindi non utilizzare tutta la velocità di cui io ho la disponibilità, così come pure il profilo di rischio dell'investitore è qualcosa che cambia anche nel tempo, perché oggi in base al mio momento di vita io posso ritenere di avere un profilo di rischio alto. Poi a livello, diciamo, proprio della mia organizzazione personale e familiare cambiano delle cose, e quindi io devo manifestare questo tipo di situazione al mio consulente, perché lo posso rivedere. Quindi quello che voglio specificare è che nulla è immobile. Perfetto. Nel campo, certo, della pianificazione finanziaria, anzi, innanzitutto varia a seconda del ciclo della vita del cliente. Quindi dipende, e si parte sempre dalla tipologia di vita, di lavoro, di patrimonio, di come si evolve questa da parte del cliente, e ovviamente relazionata a quella che è la fase che vive il mercato, mi sembra di capire. Esatto, sono tante variabili, insomma, che agiscono e che poi contribuiscono alla costruzione di un portafoglio di investimenti. Si sente spesso parlare di rischi, per chi non è, abbiamo parlato di rischio come moltiplicatore in questo caso, però si sente spesso purtroppo parlare anche di situazioni spiacevoli, perché magari chi non è molto pratico di questa materia si affida spesso alla persona sbagliata, forse magari con una superficialità un po' che appartiene a tutti noi, basta leggere qualche articolo online da quando la comunicazione è diventata digitale, e capita spesso di leggere di persone truffate, di persone che non hanno saputo gestire il loro patrimonio. Come si evitano questi rischi? Come facciamo a scegliere il professionista,
la banca corretta, come facciamo ad accorgerci che stiamo facendo la scelta giusta e soprattutto cosa non dobbiamo assolutamente fare in autonomia? Allora, sicuramente quando apriamo un rapporto bancario, guardare e verificare l'indice di solvibilità e quindi di solidità finanziaria della banca a cui io sto affidando i miei soldi mi sembra veramente qualcosa da fare. Tra l'altro, gli indici di solvibilità sono degli indici pubblici, quindi che si possono reperire con molta facilità, soprattutto in questo mondo in cui, diciamo, smanettiamo online continuamente su qualsiasi cosa, sarebbe anche opportuno farle su delle cose importanti. E quindi sicuramente questo. Altro passaggio essenziale, io vorrei, ecco, approfittare di te e di voi oggi, di questa intervista, per dire che di proposte irripetibili non esistono. Ecco, le proposte irripetibili non esistono, nel senso che quando qualcuno, che sia un consulente, che sia il bancario, che sia il consulente delle poste, ci propone l'affare del secolo, ecco, l'affare del secolo già ci deve mettere sì, assolutamente in alert, perché l'affare del secolo non esiste, nessun pasto è gratis, quindi una maggiore diciamo possibilità di rendimento è possibile con la consapevolezza che bisogna attraversare e assumersi dei rischi. Praticamente, con la strategia ovviamente suggerita da un rischio rendimento vanno praticamente sempre di pari passo. Perfetto. E quindi questi sono degli elementi fondamentali, insieme all'altro elemento importante che bisogna sempre accertarsi della liquidabilità del proprio investimento, perché soprattutto purtroppo in terra di Bari, o meglio dire in Puglia, non voglio fare nomi di altri istituti, però voglio dire è abbastanza rinomato. Siamo stati scossi tutti quanti. La illiquidabilità dell'investimento è qualcosa che veramente può pregiudicare fortemente proprio la propria sicurezza personale. Quando parli di liquidità dell'investimento, significa che io, investitore, posso riprendere tutto e subito? Posso disinvestire quando voglio. Posso disinvestire in un tempo ragionevole, ad un prezzo equo che mi deve fare il mercato. Ok, perfetto. Parlavamo di consapevolezza, sì, perché è vero che noi ci affidiamo comunque a dei professionisti, però un minimo di consapevolezza, anche solo per andare a leggere online quello che è un investimento e quali sono i rischi di un investimento. So che tu sei stata assessore alla cultura del comune di Conversano e che fai anche attività di divulgazione nelle scuole. Come si riescono a far passare questi concetti a dei ragazzi giovani, dei bambini forse, e soprattutto quanto è importante la cultura finanziaria e come siamo messi in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno italiano su questi temi? Allora, tu hai fatto riferimento alla mia, al mio trascorso amministrativo e politico. Sì, io sono stata assessore alla cultura e anche assessore al bilancio dell'amministrazione, appunto, di cui facevo parte. Mi piace dire che se avessimo portato a termine quel progetto, avevamo anche inserito l'educazione finanziaria nel programma, appunto, politico, e l'avremmo realizzato, perché l'educazione finanziaria è un elemento di sviluppo sociale importantissimo. Io già dal 2015, o meglio forse anche un po' da prima, insomma poco dopo il fallimento della Lehman Brothers, che è stato un altro momento sotto l'aspetto finanziario internazionale molto molto delicato, come ben sappiamo, ho deciso di voler contribuire con le mie conoscenze, quindi con il mio lavoro, in maniera gratuita, a praticamente divulgare la cultura finanziaria, l'educazione finanziaria.
e pertanto ho iniziato a svolgere degli incontri pubblici in cui prendo dei temi e li tratto. In particolare sono particolarmente legata e affascinata dai ragazzi, perché ritengo che i giovani siano veramente il nostro futuro, sono il nostro futuro, poi anche perché sono mamma di due ragazzi e quindi sono ogni anno, ormai da un po' di anni, presente nelle scuole, in una scuola in particolare nel liceo del comune dove io risiedo, quindi a Conversano, dove mi intrattengo con i ragazzi e parliamo di finanza. Devo dire che è una cosa meravigliosa perché i ragazzi sono molto affascinati dal mondo finanziario. Io arrivo da loro partendo proprio da che cos'è un'azione, che cos'è un'obbligazione, che cos'è un titolo di Stato e quindi portiamo avanti determinati discorsi. E questo è fondamentale perché oggi noi abbiamo il mondo internet che è sicuramente un'opportunità pazzesca di conoscenza, certo. Perché logicamente ci permette di arrivare ad una serie di informazioni alla velocità di un nanosecondo. Però noi dobbiamo imparare anche, noi tutti, ad utilizzare un po' meglio, diciamo, la tecnologia. E anche a scegliere le fonti. A scegliere le fonti, assolutamente, e a filtrare le informazioni. E dopo che abbiamo avuto un'informazione, dobbiamo imparare anche un po' ad approfondirla, perché altrimenti se rimane tutto in superficie, sappiamo di tutto e di niente. Esattamente. E quindi sarà che già nel mio campo io ritengo ancora di avere tanto da imparare, pur essendo una consulente finanziaria da un bel po' di anni. Figuriamoci se ritenessi di sapere, di conoscere anche il mestiere che fanno gli altri, certo, voglio certo. dire, un disastro, sarebbe un disastro. E poi non voglio immaginare quando ti incontri fuori da quelle che siano le occasioni lavorative a parlare di investimenti, cosa tu possa sentire, e soprattutto nell'ultimo periodo. Allora, sicuramente un altro consiglio che potrei dare è che le informazioni bisogna prenderle dalle persone che hanno una competenza. Quindi, per quanto noi siamo bravissimi a farci una cosa curiosa, ve la voglio raccontare, quando ho preparato l'ultimo incontro con i ragazzi del liceo a Conversano, che è stato ottobre 2022, allora ogni anno io cerco di mettere un po' di materiale nuovo per interessarli e quindi leggevo un'indagine sull'educazione finanziaria di come gli italiani si fanno consigliare da chi. Ed è venuto fuori qualche cosa che... Ho paura a chiederti da chi, cioè... E fai bene ad aver paura, perché io non sapevo se piangere o ridere. Cioè, spesso ci facciamo consigliare dal vicino di casa, dal parente, dal cugino. Il cugino c'è dovunque. Il cugino c'è settori. Sempre, cioè quello che sa sempre tutto di tutti. E quindi può andare bene, può andare male. Abbiamo parlato di ragazzi e di scuola, immagino che a meno che un ragazzo non abbia una famiglia alle spalle, dei patrimoni importanti, in quella fase della giovinezza non si dispone di liquidità importante. Come funziona solitamente in quel caso? Ci sono dei piani d'accumulo? Si può come dire, considerare questa una forma di investimento? Allora, proprio negli incontri con i ragazzi, io porto loro ad esempio cosa riuscirebbero a creare come capitale nel tempo se mettessero da parte qualche aperitivo. Quindi al posto di andare a fare aperitivo tutte le sere, piace anche a me andare a fare aperitivo. Yeah, siamo gli esempi più sbagliati in assoluto. Voglio dire, saremmo miliardari. Però al posto di andare a fare la colazione al bar tutti i giorni, al posto di andare a fare l'aperitivo praticamente tutte le sere, se noi riuscissimo a mettere da parte 2-3 aperitivi alla settimana, ecco, che contribuirebbe anche a mantenere una forma fisica. Un doppio investimento. Doppio investimento, quindi risparmieremmo anche sulla palestra, forse. Iniziare un piano di accumulo. Che cos'è un piano di accumulo? Piano di accumulo è un acronimo, piano di accumulo di capitale.
altro non è che un metodo di sottoscrizione di un fondo comune di investimento nella classica formula a rate, ossia io ogni mese metto da parte da un minimo di 50 euro per un certo numero di anni, e in questa maniera io posso anche decidere che se queste disponibilità le posso tenere investite in un'ottica temporale di medio-lungo termine, quindi potrei investire anche in un mercato finanziario internazionale, un mercato azionario internazionale, per esempio, e far lavorare per me anche i mercati. Quindi, classico interesse composto, di esatto, quando si sente parlare. Poi si sviluppa e si abbina la diciamo particolarità dell'interesse composto, quindi degli interessi sugli interessi, e quindi diventa veramente una cosa pazzesca, esponenziale. E quindi, prima uno comincia meglio è, assolutamente sì, anche da una cifra piccolina, anche con 50 euro al mese è possibile sottoscrivere, perché i fondi comuni di investimento io dico sempre che sono la tipologia di investimento più sociale che esiste, perché in relazione all'importo che io conferisco nel fondo, che può essere 50 euro piuttosto che 1 milione di euro, entrambi compriamo lo stesso fondo, soltanto che compreremo un numero di quote differenti, chiaramente in relazione all'importo versato. Questo ovviamente lo voglio portare nel campo dell'impresa. Per esempio, abbiamo parlato all'inizio di questa intervista della Puglia, di quanto anche il gruppo Sella abbia investito in Puglia, perché tutta la Puglia, il comparto impresa pugliese sta crescendo. E per fare un esempio, perché magari si sente spesso parlare di investimenti, però il piccolo imprenditore immagina che siano argomenti solo per le grandi corporazioni, per i fondi appunto, o per aziende storiche e importantissime. Che cifra dobbiamo considerare, se c'è una cifra ovviamente d'ingresso, e chi si può venire a sedere a parlare, diciamo, a questi tavoli? Allora, sicuramente si può venire a sedere chiunque, perché io per prima ho clienti con patrimoni elevati, ma ho anche clienti che hanno dei patrimoni meno elevati. Ci sono persone che lo costruiscono nel tempo, il patrimonio, come è capitato a chiunque di noi, pertanto assolutamente siamo a disposizione per chiunque. Ma poi, se abbiamo appena detto che un ragazzo comincia solitamente con un piano d'accumulo da 50 euro... Ma infatti tanti sono figli anche dei miei clienti, piuttosto che nipoti, piuttosto insomma, chiaramente... Soprattutto perché diciamo, è importante trasmettere una disciplina, che è quella, esatto, del risparmio, e quindi dell'investimento appunto, no? Esatto, dobbiamo avere l'abitudine a risparmiare qualcosina. Poi è chiaro che, come tu ben sai, io sono un'appassionata di viaggi, e pertanto il reddito va anche speso, logicamente, soprattutto in qualche cosa dove abbiamo una forte gratificazione a livello personale. Per quanto riguarda le imprese, ecco, io volevo fare un passaggio importante. Allora, noi abbiamo il tessuto sociale italiano è fondato sulla piccola e media impresa, e a maggior ragione al Sud Italia. Allora, spesso l'imprenditore diciamo tralascia un aspetto importante, ossia io lavoro 20 ore al giorno anche perché appunto il mio lavoro mi piace, devo far crescere la mia impresa, dimentico di creare una protezione del mio patrimonio, per esempio con una distinzione molto forte e di protezione tra patrimonio personale e patrimonio invece da impresa. Certo. E quindi anche perché la vita di un'impresa chiaramente non la possiamo prevedere, così non la possiamo prevedere dalla nostra vita. No, ma anche perché, a prescindere da quelle che sono le fasi dell'impresa, la tua vita da imprenditore deve restare comunque stabile. Esatto. Perché sennò sei totalmente esposto a quelli che sono assolutamente i rischi, sì, e le fasi dell'investimento. E quindi ci sono degli strumenti di pianificazione che ci permettono di mettere in protezione il patrimonio sia dell'impresa e sia soprattutto del patrimonio personale,
perché poi spesso diciamo all'imprenditore viene chiesto, quando si rivolge in banca, di rilasciare diciamo a garanzia delle linee anche delle fideiussioni personali. La fideiussione personale altro non è che io, quando firmo per fideiussione personale, firmo garantendo con il mio patrimonio personale, certo, che quindi si va a mischiare con quello dell'impresa. E quindi io metto a rischio tutto, non soltanto l'impresa. Invece esistono degli strumenti di pianificazione, di protezione patrimoniale, e questo è l'altro ramo del mio lavoro. Quindi, oltre che pianificare, io mi occupo di protezione patrimoniale, nonché di passaggio generazionale da genitori a figli. Sono cose importantissime, che certo, ecco l'importanza di andare nelle scuole, perché davvero un professionista ti può cambiare la vita in questo senso, e quello che è il percorso anche dell'impresa e di tutta la tua generazione. Si parla spesso nelle imprese, soprattutto in quelle del turismo, anche di sostenibilità. Questo termine ormai è diventato anche abusato in tutti i business plan di diverse aziende. So che invece ci sono degli investimenti sostenibili e delle azioni concrete che fate come gruppo. Qual è l'approccio di Banca Sella al tema sostenibilità con investimenti? Allora, in tema di sostenibilità noi siamo anche qui abbastanza avanti, perché se è vero che il nostro, diciamo, gruppo è vecchio di 125 anni, è anche vero che è molto innovativo. Quindi ci piace accompagnare e affiancare alla tradizione l'innovazione. Quindi noi abbiamo iniziato con la nostra società di gestione di risparmio, che è Sella SGR, a costruire prodotti di investimento sostenibili ben 30 anni fa. Wow. Tra l'altro... Ma quando dici prodotti di investimento sostenibile, a cosa ti riferisci? Possono essere fondi comuni di investimento, okay, che investono in qualsiasi nicchia di mercato, quindi su obbligazioni, su azioni. Con attenzione, diciamo. Vengono selezionati soltanto titoli di aziende che osservano dei requisiti, okay, specifici, ben identificati anche a livello dell'Unione Europea, quindi a livello normativo. E pertanto questi passaggi sono molto importanti. Tra l'altro, da quest'estate, all'interno del famoso questionario di profilatura che serve a determinare il profilo di rischio del cliente, di cui abbiamo parlato prima, hanno inserito una ulteriore domanda dove noi raccogliamo la preferenza del cliente proprio in materia di sostenibilità. Perfetto. Così quindi, anche il cliente è più contento di far parte di un può fondo. Può decidere, esatto, e avere se è interessato in maniera alta, in maniera media, in maniera bassa. Quindi c'è un coinvolgimento del risparmiatore anche nell'individuazione dei prodotti che osservano determinati requisiti. Molto interessante questo. Per esempio, io direi subito: investiamo nel turismo, nel settore turismo, dovunque, a tutte le latitudini, perché credo che sia uno dei settori, diciamo, oltre il digital, ovviamente. Assolutamente sì. Ormai abbiamo. Quindi sarei anche più contento dell'allocazione, se ho detto bene, del mio portafoglio. Del tuo portafoglio. ma guarda, perché ormai diciamo c'è la possibilità di investire nel mondo, che è già una cosa meravigliosa, in qualsiasi campo. Quindi ci sono fondi specializzati, per esempio, sull'economia circolare, sul benessere della persona, così come pure sugli investimenti, l'energia sostenibile, l'energia alternativa, quindi sull'acqua, sul legno, su qualsiasi cosa si può investire. Ci sono dei fondi specializzati, azionari, che seguono tutti quelli che noi chiamiamo i megatrend. All'interno della nostra SGR, questo ci tengo anche a comunicarlo, noi abbiamo messo su un fondo che si chiama iCare, è un fondo che lavora sui megatrend, quindi i trend del futuro, robotica, digitalizzazione, energia pulita, eccetera, eccetera,
ma in partnership con Fondazione Veronesi. Quindi noi praticamente accantoniamo e devolviamo alla Fondazione Umberto Veronesi una parte delle commissioni che incamera la nostra SGR. Molto nobile questo. Quindi questo è un altro aspetto che diciamo è un po' anche l'identikit del nostro gruppo. Molto ecco. Bene. Hai parlato di megatrend. Negli ultimi anni abbiamo tutti sentito parlare di criptovalute. Sì. Come si approccia il vostro gruppo? Che consigli ci dai? Se è un asset che dobbiamo considerare o se dobbiamo stare il più lontano possibile? Ma come sempre io dico, di tutte le cose bisogna cercare di non abusare, uno, e soprattutto bisogna cercare di capire che cosa stiamo facendo. Purtroppo ultimamente le cronache ci hanno riportato l'ennesima truffa, diciamo, nel campo delle criptovalute, quindi tanti risparmiatori, soprattutto del Triveneto, sono stati coinvolti nel default di una piattaforma di criptovalute. Le cripto oggi non sono ancora ben regolamentate, pertanto sono oggetto di attenzione in maniera molto ampia. Se proprio vogliamo investire in questo campo, conviene investire almeno in prodotti che sono quotati sui mercati, okay, e che replicano magari il settore delle cripto. Ed è una parte piccolissima, immagino. Beh sì, siccome sono degli asset fortemente volatili, ma tanto tanto volatili, chiaramente bisogna decidere che percentuale del proprio patrimonio si vuole mettere a quel tipo di rischio. A rischio batticuore, lo so. Kenty, tu sei una viaggiatrice, l'abbiamo detto anche prima, hai quindi uno sguardo privilegiato sul mondo, perché poi immagino che tu unisca le due cose, no? La finanza e quando sei in un posto nuovo hai la possibilità, in un altro continente, di vedere anche dal vivo come funziona. C'è un vantaggio? Il fatto di essere viaggiatrice ti dà un vantaggio o le due cose sono separate? E soprattutto per noi che siamo operatori del settore turismo e vediamo il turismo, come ho detto prima, anche sarei subito disponibile e disposto ad investire in questo settore con gli occhi romantici, dacci qualche trend turistico e dici se ci conviene investire in questo settore. Allora, il viaggio di per sé apre la mente e quindi solo per il fatto che si va in posti nuovi e si conoscono nuove realtà, nuove culture, già penso che questo produca in noi un arricchimento, francamente. Detto questo, settore turistico sicuramente si può fare tanto, ormai si parla di sostenibilità, come hai detto tu, sempre, in tutti i campi. Ci sono tantissimi fondi, anche quelli del PNRR, voglio dire, che saranno utilizzati per dare progettualità che chiaramente creeranno un volano in tanti campi. Settore turistico, basti pensare alla mobilità lenta. Ecco, essendo io, oltre che una viaggiatrice, una camminatrice, che a me piace molto camminare anche in giro, montagna, campagna, mare, un po' dappertutto, e quindi mi capita tanto più spesso di osservare che ci sono tanti viaggiatori, quelli che vengono chiamati viaggiatori lenti. Cioè oggi si vuole gustare un po' di più, ecco, anche il viaggio, certo. E quindi lo si può fare attraverso le escursioni, i famosi trekking, piuttosto che attraverso le bici e tanto altro. Su questi fronti sicuramente arriveranno questi settori, arriveranno tante disponibilità e quindi questi rappresentano sicuramente i nuovi trend del futuro. Capita spesso che delle imprese stagionali, prettamente stagionali, a fine stagione abbiano diciamo i margini di quella che è stata di quello che è stato la stagione, il lavoro, la certo. Stagione. Come andiamo a decidere quale parte di quella liquidità a fine stagione andiamo a investire sempre nella nostra impresa,
a spendere per viaggi, per regali e varie altre forme di spesa, o la investiamo appunto anche nel settore stesso turistico attraverso i fondi di investimento? Beh, diciamo che non esiste una percentuale consigliata, ecco. Però sicuramente ci sono, ora con l'aumento dei tassi di interesse, si sono create nuove opportunità anche per il parcheggio della famosa liquidità, cosa di cui non se ne parlava sino all'anno scorso, che addirittura insomma avevamo dei tassi rasenti lo zero, addirittura negativi. Quindi ora per cercare di contenere l'inflazione, cosa nota tutti, che sta galoppando, come si suol dire ogni tanto. Sì, sta galoppando, anche se finalmente abbiamo un dato leggermente, diciamo, che ci dà un po' di fiducia, perché pare che sia leggermente scesa. Ah, okay. E quindi ci aspettiamo anche che con l'attività da parte delle banche centrali, per quanto ci riguarda, Banca Centrale Europea continua a mettere in atto delle azioni che mireranno al contenimento dell'inflazione. E quindi dicevo, che è la causa numero uno dell'erosione del nostro patrimonio, se non investito, ovviamente. Ma perché il punto è questo: quando tante persone decidono di non investire e di lasciare le disponibilità anche sui conti correnti, perché dicono io non voglio rischiare, e quindi i soldi li tengo sul conto. Però non capiscono che così li stanno già perdendo. Esatto, e quella è una perdita certa, perché anche se io sul conto corrente ho 100.000 euro, faccio un esempio qualsiasi, dopo un anno, se ho un tasso di inflazione al 9%, vuol dire che il mio potere di acquisto è sceso di 9.000 euro. Anche se in maniera facciale io continuo a guardare sempre 100.000, ma con quei soldi io non posso più fare le cose che facevo un anno prima. Figurati se è 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, quindi scende, e io quindi vado incontro ad una perdita certa. Mentre al contrario, investendoli ci sono delle percentuali. Esatto, ovviamente. Posso vedere, è chiaro che anche nel comparto degli investimenti, se per esempio si sceglie un mercato volatile, puoi avere una flessione del tuo capitale, però anche lì ritorniamo a bomba. Il tempo. Ecco, se non me l'hai fatta tu, ma te la faccio, te lo dico io, se tu mi facessi la domanda, ma qual è la vera ricetta segreta degli investimenti? Prego, questa la registro. Ma guarda che molto sotto il nostro naso, in realtà è il tempo. Ecco. Perché abbassa il rischio praticamente. Assolutamente sì, perché guardando anche 30, 40, 50 anni di storia dei mercati finanziari, in particolare quelli ad alta volatilità, quindi i mercati azionari, si è verificato che più io rispetto l'orizzonte temporale consigliato, e automaticamente tanto io abbasserò la probabilità di perdita di quell'investimento, addirittura sino ad annullarla. Chiarissimo. Vado subito a mettere dei soldi da qualche parte, anzi mi dici tu dove li devo mettere, cominciamo da subito, e soprattutto promettimi che riuscirò a fare il giro del mondo da qui a, non lo so, 10 anni, 7 anni. Guarda, questo lo possiamo sicuramente programmare, può essere un obiettivo di investimento, anche perché tante volte con i miei clienti assegniamo a delle disponibilità proprio dei nomi. Il mio sarebbe questo, quindi... Allora, quindi per te metteremo un nome, Giro sarà del mondo. Giro del mondo. Con l'obiettivo, esatto. Quello che devo mettere mese per mese per Perfetto, arrivare. Perfetto, lo possiamo fare. dei consigli di lettura, film, qualcosa, visto che appunto ti occupi di cultura, turismo, viaggi, mi hai detto di tutto, quello che mi piace, dimmi cosa dobbiamo andare a vedere stasera o a leggere già da allora, stasera. In realtà nella... Qualcosa che ti ha colpito ovviamente. Allora, di materia finanziaria non vi vorrei consigliare proprio nulla, perché in realtà ci scrivono di tutto, di più, tante cose. Per materia finanziaria bisogna venire a parlare con un professionista, appunto. Ma diciamo. Sì, perché di fatto non c'è, come ti dicevo, ecco, se tu oggi venissi da me e mi dicessi ho 10.000 euro, che prodotto mi consigli? Io ti rispondo nessuno. Perché io devo capire fare tutto il profilo. Esatto, chi ho di fronte,
che cosa vuoi fare tu di questi soldi, per quanto tempo li vuoi mantenere investiti, cioè ho bisogno di una serie di informazioni, dopodiché verrà quello tramutato in un consiglio di investimento che avrà un nome di un fondo, di un'obbligazione, piuttosto che di quant'altro. Ok, e film in generale, viaggi, anzi destinazioni turistiche, so che sei tornata da pochissimo, da Istanbul. Sì. Sei stata in Turchia. Sono stata una settimana ad Istanbul, e bellissima, la consiglio a tutti. A me manca. Quindi... Io ne sono rimasta fortemente affascinata. Mi piace chiamarla la città dalle mille anime, perché è veramente tanta roba, bellissima, diversissima. E anche lì ho potuto constatare di persona, oppure mi ero fatta un'immagine mentale, ecco perché l'importanza del viaggiare, che era un po' lontana invece da quello che ho avuto modo di verificare, né bene né male. Ecco. Va bene Katy, grazie mille, è stato davvero grazie interessante approfondire questi temi che spesso si trovano ma in modo diciamo disordinato in rete, e grazie. Grazie a voi di essere venuti, grazie.